Allora, siamo nel monastero di San Benedetto, sopra Subiaco, nella valle dell'Aniene, dell'Alto Aniene, e decorato in maniera stupenda. Gli affreschi sono più che altro del XV secolo. Questa è la cappella di San Gregorio, siamo nella parte inferiore del monastero e come vedete è ancora la roccia visibile dove è stato ricavato poi il monastero, ma la cosa incredibile che troviamo nella cappella di San Gregorio è questa effigie, questa immagine, questo ritratto originale di un monaco benedettino che era qui nel monastero e che vide Francesco d'Assisi in visita al monastero. Siccome Francesco cominciava ad avere una certa fama, gli fece un ritratto, per cui questa è veramente la vera immagine, la vera faccia, il vero volto, il vero ritratto originale di Francesco d'Assisi, prima che poi la sua fama portò a fondare il movimento francescano. Eccolo qua, Monastero di San Benedetto, Cappella di San Gregorio.